Ciao a tutti ragazzi, sono sempre MazzeTest ed eccoci in questo nuovo video di Mindtest che dovrebbe essere anche il numero 10 se non sbaglio. Allora, questo video uscirà di venerdì secondo la nuova pianificazione e oggi inizieremo con il fare un nuovo watermill. Intanto mettiamo a macerare quello che abbiamo trovato. La TNT si macera, vero? Sì. Perfetto, e mentre facciamo questo vorrei un attimo parlare di un fatto che mi ha colpito un po', di cui non so se siete a conoscenza. Ah, ce l'avevo già la stone. Non so se conoscete Jumpytech, è un youtuber abbastanza famoso, e se non lo conoscete vi invito almeno a fare un giro sul suo canale, vedere i video che carica. Questo povero Jumpytech, purtroppo proprio oggi, perché sto registrando di giovedì, sta facendo un'operazione abbastanza delicata perché gli è stato diagnosticato un tumore al polmone destro. Dovrebbe essere un tumore benigno, però comunque verrà operato questa mattina e quindi in questo primo momento di video volevo dedicarlo a lui per fargli un in bocca al lupo, per augurargli una buona guarigione, e sperando che tutto si risolva per il meglio, che possa tornare presto a fare di nuovo video e a farci tutti felici con i suoi allegri video. Bom, e finita la parte triste, mettiamoci al lavoro. Come vedete già mi ero preparato per quello che dovevo fare, 5 di stone che ho cotto prima, salvo poi rendermi conto che ce l'avevo già, un copper ingot e un diamante, perché il legno ce l'ho, un diamante, perfetto, e un copper ingot che è questo, non mi ricordo già più, no forse no, se è messo qua sotto forse no, beh possiamo provare. Tentare non nuoce. Allora, questi qui li mettiamo qua perché sono quelli fasulli. E abbiamo bisogno di 5 stone, perfetto, che abbiamo già. Allora, 5 stone, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1 e 2. Perfetto, non era lui. Allora dobbiamo cuocere questo, suppongo. Suppongo, eccolo qua. Questa fornace è anche comoda perché è notevolmente più veloce di quella. Eccola qua. È notevolmente più veloce di quella a legno, a combustibile comunque. Iron, andiamo di iron. Ho preso parecchio iron in questo giro. Devo vedere se abbiamo dei cavi. Abbiamo solo tre cavi per collegare, quindi credo che ne avremo bisogno di altri. Liberiamoci un po' l'inventario. Lo zinco non si macera. Oh sì. Si macera. L'uranio non si macera. Mettiamo mo' l'uranio qua. Ho preso un bel po' di carbone, come potete vedere. Questi qua li lascio qua. Calite lamp li posso utilizzare più tardi. Silver lo grindo. Questo lo metto a posto. Oh, 90. Ah no, ecco, mi sembrava che fossero 99 perfetti. Dovrò farmi poi una chest più grande. Di sicuro questo copper è da far fuori. Questo me lo tengo dietro. Questo gold è di quello vero, di quello finto e di quello finto. Chromium si grinda. Sì, perfetto. Ok, vediamo se. No, non ha finito di sicuro. Cuocio 3 di copper per farmi degli altri copper cable. Questo
Così siamo sicuri che ci basta, poi dovremmo espandere un po' lo spazio là. Ah, quindi abbiamo bisogno di un altro piccone che non abbiamo. Allora, c'è da cuocere un po' di... Prendo sempre categoricamente la cesta sbagliata. Non c'è uno peggiore di me in questo. Eccoci qua. Degli stick, ne abbiamo. Allora, due stick e tre di ferro, perfetto. Se abbiamo dei diamanti potremmo usare i diamanti, ma preferisco non utilizzarli per questo scopo per ora. Allora, vediamo qua dove potremmo mettere. Facciamo un altro spazio, io direi, in questa zona. Qua lo facciamo tipo simmetrico. Ho della cobblestone. Sì, perfetto. Allora, qua com'è fatto? Così. Ah, ok, quindi dobbiamo andare uno più in là, mi sembra. Perché è questo. Quindi, allora, se questo... Quello è quello centrale. Ci sarà qua. 3 così. Ok, mi piacerebbe farlo simmetrico. Ops, mi è caduta la torcia. Facciamo un po' di luce e così. Sì, mi pare giusto. Sims. Giusto. Seems right. E right non come destra. L'avevo fatto un foro che arrivava fino sotto il pavimento, che era collocato qua. Quindi perfetto, abbiamo delle scale? No. Vediamo se sono sopra, perché non ho voglia di craftarne altre in realtà. Però temo che non ne abbiamo. La sta ancora lavorando. I miei progetti futuri sarebbero quelli di fare una casetta per l'orto e di organizzare meglio queste chest. Io stavo cercando delle scalette che le troverò qua, se ci fossero state. Tra l'altro, voi che vedete questo video, mi piacerebbe sapere quali tra i progetti di cui ho parlato l'altra volta vi piacerebbe di più vedere sul mio canale. O magari proporne anche altri. Quindi le opzioni erano: uno, delle prove con le varie mod per spiegare come funzionano, dei let's try the super ultra mod Forever and Ever, una serie di Pokémon o che cos'altro? O qualcosa che proponete voi. Cosa proponete? Potete proporre anche qualcosa che non c'è. Quindi io vi prego di scrivere un commento qua sotto e non lì sopra per farmi capire che cosa vi interesserebbe vedere di più su questo canale. Qua mettiamo qualcosa magari per non cascare, ecco. Stavo guardando un attimo com'era fatto di qua. Allora, 3. Così la ci mettiamo dal cobblestone. Perfetto, sì, il funzionamento è lo stesso medesimo. Mi piacerebbe poi fare degli advanced, no, medium voltage solar panel per poter, far
fare una fornace medium voltage che va molto più veloce, però sono molto dispendiosi, bisognerà trovare del mithril che per ora non abbiamo ancora trovato. Quindi questo è collocato perfettamente in mezzo e ha il cavo sotto che esce da sotto. Quindi così e... Così, poi ha il cavo che esce da sotto, quindi facciamo lo spazio per il cavo, esce da là in mezzo, a che altezza? Al blocco meno 1, stavo per cadere, quindi così e così, oh, not bad. No, cosa ho fatto? Cosa ho appena fatto? Mi sono murato vivo. Lol. Però dovrò espandere qua il camminamento. Almeno così, in modo da passare agevolmente senza dover tutte le volte passare sopra i cavi. Altrimenti risulta poi tutto scomodissimissimissimissimo, ecco, eccetera. Io credevo di aver fatto degli altri... Ah no. Credevo di averli fatti, in realtà non li avevo mai craftati. Ma no, cosa succede? È tutto un po' buggata questa cosa qua, non lo so se... È un problema solo di questa versione perché... Sta capitando un po' troppo spesso. Allora, adesso shiftiamo un attimo per non cadere. Temo che comunque non mi basteranno i cavi. Vediamo. 5 ancora ne ho. 1. Perché non si collega? Ok, perfetto. No, mi conviene farlo passare sotto. Tanto qua posso, sì. Perfetto. E a questo punto dovrebbe essere collegato. L'unica cosa di cui ho bisogno, tra virgolette, è l'acqua. Cioè la parte più importante di tutto. Ma questo anche potrei farlo passare sotto. Sarebbe probabilmente molto più comodo. No, non volevo togliere quello. Di nuovo. Facciamo così. Perfetto. Tanto qua. Sì, posso cadere, ma comunque non ci sono problemi. E lucca anche un po' meglio. Devo andare a prendere l'acqua. Oh, è notte. Allora noi dormiamo. Perché dopo una giornata del genere è molto stancante, di sicuro. È molto stancante, quindi good night ed è già giorno. Nella nuova versione della mod, quello che abbiamo sull'altro server con Yaki Dale, ci si corica pure sul letto, ma è un po' buggato, quindi certe volte ti ritrovi in mezzo al letto. Cosa sto cercando? L'acqua qua. Cosa? Perché mi è... Ah, l'avevo buttata là dentro, è vero. No, tempo fa avevo buttato quella pianta là dentro nell'acqua per togliermela dai piedi. Però qua su Mindtest gli oggetti non despawnano. A meno che non venga loro richiesto apposta. E quindi... niente. E quindi era rimasta là forever and ever. Allora, un'acqua. Due. Qua posso prenderla? Sì. Ok, uno. E uno, due. Quindi tu stai lavorando? Production at 100%. 100%. Questa sta male e quindi ci metto questa. E poi qua facciamo così. Sì.
Molto molto meglio. Poi vabbè, non deve sembrare la cosa più bella del mondo, anche perché è una zona semplicemente fatta per produrre energia. Questo abbiamo prodotto due stacchi interi di iron. No, questo magari lo facciamo dopo. Copper, che ci serve. Sempre. È quello giusto? Sì, perfetto. Allora, vediamo di fare. Quanto tempo mi rimane? 4 minuti. Facciamo un'espansione delle ceste. Allora, chest. Una copper, una gold, un iron, mithril. No. Allora, copper. Ah, si fa con l'iron. Quindi devo iniziare dall'iron. E questo si fa col copper. Quindi iniziamo dall'iron. È una chest con 8 stilingot. Ce l'abbiamo 8 stilingot, figuriamoci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne faccio un po' perché così posso depositare più roba in pratica. 1, 2, 3, 4. Poi però ho bisogno delle ceste, per le ceste non so se ho legno a sufficienza, per 4 ceste ho detto. Eh no, qua ne ho giusto per 2. Andiamo a raccogliere del legno, allora dovrò poi anche magari farmi un'accetta. Non sarebbe una cattiva cosa, insomma. Qua c'è anche una piccola caverna. Potrebbe essere interessante esplorarla, anche se Mindtest è molto meno legato alle caverne di quanto non lo sia Minecraft. Io anzi, sempre quando gioco su Mindtest, tento più che altro di evitarle le caverne, perché sono scomode, non ci si vede, devi illuminare un sacco di cose e poi ti perdi. Mentre scavando regolarmente in tunnel è tutto molto ordinato, fai una sorta di miniera, insomma. Ma ho visto che la maggior parte alla fin fine fa così su Mindtest. E il comodo del fatto che non disponino gli oggetti è proprio il fatto che quando cadono i sapling non devi stare là ad aspettare che cadano per evitare di trovarteli poi despawnati. Però dovrei farmi una specie di cestino, perché qua non so se ho la mod trash sopra. Ma guardiamo subito. Trash così. Ah sì, trash block, perfetto. Come si crafta? Ah! Bello! No, mi sembrava che fosse con degli stick della cobblestone, ma non mi ricordo più. Dovrei andare a vedere le configurazioni, quindi magari lo vediamo nel prossimo episodio. Intanto facciamo queste chest e chiudiamo semplicemente 2 ed è una, 2, 3, 4. Ecco qua. E poi andiamo con così di sicuro più veloce, non come l'ho fatto prima. Perfetto, queste sono proprio brutte a vedersi, però sono di sicuro più comode. Riesco anche a espandere la copper magari, visto che abbiamo abbastanza copper. Servono 32 pezzi di copper anche qua, quindi così e così, perfetto, li cuociamo. Tanto là me ne sta grindando altro. Ne abbiamo di copper, qua non ci sono problemi. Quindi queste mi sa che le riprendiamo. Così abbiamo già delle ceste più grandi. E poi l'espansione più avanti ancora delle ceste è forse la silver o la gold. La silver, però non credo di avere abbastanza silver per farmele già d'argento.
No, non ne ho per niente, tranne quello nell'inventario che è 8, quindi mi basterebbe giusto per una cesta, no, quindi mi pare che non sia il caso. Mentre invece la gold si fa con la silver, naturalmente, e la mithril si fa con la gold. Quindi non avendo silver, ora come ora, l'unica cosa che possiamo fare è upgradarle fino al copper, che comunque è già abbastanza spazio in più ed sarà molto comodo. Qua e poi, ah, eccolo. 1, 2, 3, 4. Poi sono più carine di sicuro quelle di copper che non quelle di iron. Sono proprio brutte. Perfetto, abbiamo molto più spazio così. Iniziamo prendendo i materiali. Però sapete cosa vi dico? Credo che questo lo farò off camera, anche perché non è di sicuro interessante vedere un poveraccio che sposta delle cose da una cesta all'altra. Quindi per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per averlo guardato. Mettete mi piace così da poterlo far vedere ad altre persone. E iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Detto questo, cosa dire di altro? Cosa dire? Cosa dire? Ciao!